Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Dopo i suoi primi 80 anni celebrati all'Arena di Verona con un concerto evento e la laurea della figlia Crystal, Albano ha recentemente rivelato un inconveniente avvenuto proprio durante un viaggio aereo direzione Zagabria. Il viaggio aveva una finalità celebrativa: festeggiare il raggiungimento del dottorato in letteratura presso l'Università di Harvard da parte di Crystal, neodottoressa in letteratura, che ora vive a Zagabria. «È una grande gioia e un grande orgoglio», ha commentato il cantante all'Ansa. «Si è laureata cum laude ad Harvard». Albano, che il 3 giugno terrà un concerto in Estonia, ha condiviso l'insolito episodio avvenuto durante il volo. Il cantante, originario di Cellino San Marco e che ha recentemente festeggiato i suoi 80 anni, il 20 maggio, ha raccontato di aver avuto bisogno di utilizzare il bagno durante l'atterraggio. «All'atterraggio ho chiesto di andare in bagno, ma mi è stato impedito. Una cosa inaccettabile», ha spiegato Albano. Pur essendo seduto in prima fila e avendo subito un intervento alla prostata, l'accesso al bagno gli è stato negato. Albano ha dettagliato l'episodio. La scala, che avevano fissato alla porta interna per farci scendere, bloccava l'accesso, e il corridoio era pieno di passeggeri. La hostess mi ha detto che non era possibile, e mi ha chiesto di rimanere seduto. Nonostante l'intervento di un'altra passeggera, il personale di bordo ha mantenuto la propria decisione. Hanno fatto scendere i passeggeri dalla porta posteriore, ma nemmeno lì mi hanno permesso di andare in bagno, ha continuato il cantante. Il disguido non è terminato all'atterraggio, poiché una volta atterrato, Albano ha trovato ad attenderlo la polizia. «Forse a causa dell'alterco avuto con la hostess, mi hanno messo da parte e hanno controllato il mio passaporto. Alla fine mi è stato permesso di recuperare il mio bagaglio», ha raccontato Albano. Albano, che vanta un'esperienza di volo di 60 anni, ha espresso la sua amarezza per l'episodio. «Non mi era mai capitato un inconveniente del genere. Parlo da cittadino. Andare in bagno era un mio diritto. È inaccettabile che non mi sia stato consentito. Questo può accadere anche ad altri passeggeri, ed è inaccettabile», ha concluso. Lascia un commento alla fine del video, esprimi la tua opinione in merito all'episodio, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.